È legale postare un cibo così appetitoso? I piatti sembrano così gustosi? Ho sempre più fame! Non preoccuparti, la colazione è quasi pronta. Più vitamine ci sono, meglio è. Non c'è neanche un po' di carne? Grazie, cara. Solo verdure? Perché mamma ci fa questo? Buon appetito, miei cari. Ehi, non ti piace? No, tesoro, adoro le verdure. A proposito, Cindy, abbiamo una bellissima sorpresa per te. Un viaggio in un resort. Ma devi completare bene questo trimestre. Prometti che ti impegnerai al massimo? Certo! Buona fortuna! Sarà uno spettacolo. Preparate le macchine fotografiche. Buongiorno, scusate il ritardo. Ha funzionato! Che schifo, mi sono seduta su qualcosa? Ho anche solo paura a pensare cosa possa essere. È Nutella, che pensavi che fosse? Neil, questa è opera tua. Non ho nemmeno dei pantaloni di ricambio. Avete un test oggi? Per fortuna sono pronta. Cindy, hai sporcato tutto il foglio. È Nutella questa. Questa è una violazione delle regole del college. I dolci sono vietati. Non è colpa mia, è solo un errore. Mi dispiace. Hai già avuto un voto. Non vedrò le palme e la sabbia bianca. Questa è una tragedia. Ho preso una F. Però mi sono impegnata, lo giuro. Una F? Come è possibile? Hai di nuovo mangiato barrette in classe? Avevamo un accordo, quindi non andrai da nessuna parte? Non è giusto! La mamma ha ragione. Come vorrei che dimenticassero tutto quanto? Oh! Chi è? Io? E dove sono? Oh, quante cose strane qui dentro! Non ci capisco niente! È commestibile? E questo a che serve? Buongiorno, papà! Che diavolo sei tu? Stai bene? Che ci fai qui dentro? Beh, per ora questo è anche il mio bagno. Papà, ma che stai facendo? Ma siamo parenti? Il mio desiderio si è avverato, ma non come volevo io. Beh, guarda, questa è la nostra famiglia. Tu sei mio padre, io sono Cindy, tua figlia. E questa è tua moglie, mia madre. Ok? Ora è più chiaro? Sì, penso che me lo ricorderò. E ora dimmi che dovrei fare. La prima cosa che facciamo al mattino è lavarci i denti. Perché metti la spugna sulla testa? Comunque muovi lo spazzolino in questo modo. Lo sta facendo bene? E non dimenticare il dentifricio. Meglio usare questo. Secondo me ha un sapore migliore. Mi piace lavarmi i denti. Ciao mamma! Chi sei? Calmati, sono tua figlia e questo è tuo marito. Che ci fa lei qui? Avevo bisogno di una spazzola. Si chiama spazzolino, ma non è una spazzola. E ti serve il dentifricio. Oh, che bella sensazione. È una specie di incubo. Come si usa? Papà, giralo. Wow, ora ha molto più senso, grazie. Anche se la madre di Cindy non riesce a ricordare come fare il piatto più semplice, le piace comunque stare in cucina. Ci sono tante cose interessanti in cucina, anche questa roba per grattarsi. Oh, la colazione non arriverà mai. Devo fare un ordine. Pronto? Vorrei ordinare una grande pizza con il salame. Oh, questi mi serviranno. Ehi, non ce ne sono ancora? Ne vorrei un po' anch'io. Vi presento la più grande invenzione dell'umanità! La pizza! Oh, decisamente mi piace! Abbasso le colazioni sane e viva la pizza! Ciao, cara! Come fai a camminarci dentro?
Sarà un successo. Oh, Mark, eccoti qua. Il nostro saluto d'autore. Andiamo a fargli vedere di cosa siamo fatti. Salve. Buon pomeriggio. Scusate, il pavimento è scivoloso. Sono felice di vedervi. Signore, torni sul palco. Ehi, Mark, che stai facendo? Alzati. Sì, un secondo. Scusate, sono un po' strani. Lasciate che vi mostri cosa so fare. Guardate questo. E questo. E questo l'ho imparato alla scuola media. Oh no, stammi lontano. Sei stato bravo, ora tocca a te. Vi stupirò. Oh, essere uno stuntman non è un lavoro facile. Il dolore e i lividi di sicuro lo ricorderanno al signor Rednor. Stai attento, sono un professionista. E un ultimo trucco. La nostra scelta è ovvia. Sei perfetto per noi. Abbiamo una proposta d'affari per te. Yahoo! Sei entrato nel personaggio così bene. È bravo in quello che fa. Sei maldestro, ma sei stanco dei lividi e delle abrasioni? Oh! Allora il nostro unguento è proprio quello che ti serve. Sono io quello! Allora che ne pensate? Vivete con una star! Peccato che la pomata non lo abbia aiutato molto. Chissà di che parla questo film. Ehi, che stai guardando? Un film chiamato Trumtanic. Oh no, non finisce affatto bene. C'era abbastanza spazio per due. Avrebbe potuto sopravvivere. Papà, sono solo attori, non è la vita vera. Sai una cosa? Meglio guardare il baseball. Colpirà quella palla, vero? La colpirà, vero? La colpirà? La colpirà? Non l'ha colpita! Mi piace, è molto divertente. Ehi, che ci fate seduti qui, eh? Oh no, si sono di nuovo confusi. Mamma, vado a fare una passeggiata. Aiuto! Pronto, polizia! C'è una ragazza qui! Un attimo, sono tua figlia, guarda! Cindy? Oh, non ti avevo riconosciuta con quei capelli. Vado a fare una passeggiata, va bene, ma torna a casa per le 9. Come vuoi. Ehi, che c'è di così divertente? Il calzascarpe si usa in modo diverso, guarda! Bisogna usarlo per mettere le scarpe. Ho capito, fammi provare. Oh, mamma, quelle sono le scarpe di papà! Ops! E queste sono le mie? Mi piacciono di più. Le ho messe bene? No, le hai messe al contrario! Ecco, ora non sbaglierai più. Ah, sono fortunata ad avere una figlia così intelligente. Entriamo. Oh, temo che abbiamo dimenticato qualcosa. No, non credo. Ehi! Mamma! Papà! Fatemi entrare! I miei genitori si sono dimenticati di me! Ecco alcune delle faccende domestiche a cui i genitori di Cindy dovranno abituarsi per molto tempo. Credo che questo debba andare qui. Quale mi servirà? Forse questo? Per il signor Rednor, il bucato si è rivelato una vera missione. Papà? Oh! Sto andando a una festa. Dove? Come posso spiegartelo? Niente di che. Ti dirò tutto dopo. Vuoi 5? A volte è più facile fare tutto da soli che spiegarlo. Prenderò qualcosina in prestito, grazie. Oh, è aperto. Questa sarà la migliore festa dell'anno. Pronto? Ehi, ci stanno aspettando. Ho bisogno del tuo aiuto subito. Tuo padre è bloccato nella lavatrice. A volte i genitori che hanno perso la memoria sono proprio come dei bambini. Non entrare mai più lì dentro. Mi dispiace. Cosa? Di nuovo? È stata colpa di tua madre. Secondo te lo stiamo facendo bene? Sì. Non ce la faccio più. Questo viaggio non valeva assolutamente la pena. Oh! Ellen? Mark? Ora non mi fa più male la testa. Credo che mi stia tornando la memoria. E anche a me.
Cindy! Mamma, papà, sono così felice che siate tornati come prima! Un attimo, non si viaggia finché non migliori i tuoi voti, concentrati sullo studio! Non è giusto! E tu come ti comporteresti in questa situazione? Scrivi la tua risposta nei commenti sotto al video! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella! Ci vediamo!